Eccoci qua, sono Randomizer di Nazume Eleven Go Chronostone su Fiamma. Nello scorso episodio sono arrivato al Giardino Imperiale e sono allenato con i restanti membri della Raimon per sbloccare l'armatura dello Spirito Guerriero. Ovviamente solo il protagonista ci è riuscito perché plot armor e gli altri invece s'attaccano. Una volta fatto però dobbiamo tornare alla Raimon. Il centro sportivo sta venendo demolito, quindi c'è poco da fare, bisogna tornare, fermare tutto e magari salvare il salvabile. Sono contento di averti aiutato. Riconsegna al calcio il ruolo che gli spetta. Io credo in te. Anch'io credo Quando in me. Quando l'avrai fatto, potremo giocare di nuovo insieme. No, credimi, non giocheremo mai più insieme. Purtroppo questa è la verità. Quindi, il centro com'è andato? Hanno delle facce poco rassicuranti, stavano lì tutti quanti i mosci. E ma che facciamo? Sembra che vogliono costruire un campo di allenamento per il club di baseball. Non possono farlo, e invece sì. Usiamo gli insegnamenti del maestro. Che cosa? Gli insegnamenti del maestro, un volume leggendario che contiene i segreti per costruire la squadra di calcio perfetta. Ovviamente, se ne esce Wonderbot con un libro strepitoso. Però potrebbe anche usarlo la Eldorado, no? Eccola là. Ah! Chi è il maestro? Pare che fosse venerato da tutti i più grandi giocatori della storia. Beh, certo, è il maestro. C'è poco da fare, bisogna andare nel futuro, a 200 anni nel futuro, andare in questo museo, prendere, o meglio, rubare, trafugare, scippare, taccheggiare. No, taccheggiare funziona solo con le cose esposte in vendita, quello non è in vendita. Insomma, rubiamo sto libro, studiamo quello che c'è da studiare e facciamo la squadra perfetta, dai. Eccoci qua, Football Museum. Vedi allora che sono stronzi gli americani? Tutti lo chiamano football, in questo caso anche i giapponesi. Però loro normalmente lo chiamano sacca, soccer. Perché devono chiamarlo soccer? Succhia? Non so, che significa? Ovviamente non possiamo entrare dalla porta principale, ci mancherebbe. Ah, è pericoloso. Come i topi dobbiamo infiltrarci. Dov'è qua l'entrata? Ah, qua sotto. Chi è che mette un sistema di entrata così facile da girare? Ah, le fogne. Ah, queste scale saranno lunghe e interminabili. Questa si apre? Ci deve pensare Wonderbot. Il codice di sicurezza che hai non è quello corretto. Boh. E che succede qui? Tutto chiuso? Non c'è nulla. Dai, Wonderbot, lascia fare a me, certo. Ora dal nulla si aprirà una porta. Oppure no. Fate voi. Niente, anche Wonderbot non ce la fa. Oh. Ah! Nel 2200 si useranno le scale. Dai. Oh, questa è aperta, meno male. Pensavo che era chiusa, tutto rosso. Guarda che bei modelli esposti. Siamo entrati. Ora ricordate, dovete trovare la sala espositiva numero 3. Niente guardie, niente di niente. Così proprio uno entra, fa quello che gli pare, festa e fiera. Non c'è modo di scendere. Buttati. Che morbido! Ma sul serio fate. Scarpini Gear. Va bene. Continuiamo, dai. Sala numero 3, dove sei? Quanta robina. Che bello. È Natale? Beh, sì, quasi periodo. Il libro del maestro, com'è bello. Vediamo un po' questi insegnamenti, proprio messi al centro, belli, così. Apriamolo, aprilo. Oh no, cos'è stato, tu che dici? Oh mio Dio. Allarme intrusi, dei robot. Beh, prima è buono. Quanto è veloce. Vai, furia elementale, prof. Bella. Sì, però non facciamo tutta quanta la scena che non c'ho tempo, dai. Oh no, mi ha visto. Tornado di fuoco doppia direzione. Fammelo vedere. Questo è bello, vediamolo. Fa un po' schifo di potenza, però dai, diamogliela per buona. Vabbè, sì, però se quello guarda a destra e io passo a sinistra, non è che mi vede, sto di là. Non è che vedo quello che passa qui. Che sono, Mago Merlino. Va bene, questa è superata, dai. Ne manca solo una. Ti pare che in un museo del calcio non c'è un campo da calcio? Ma c'è un campo da calcio. Adam?
Il primo dei robot. Il primo robot del creato. Senti qua, Football Frontier International. Benvenuti nella sala delle sfide. Quindi dobbiamo giocare? Eh già. Ma tipo se mi crio iberno in queste capsule, tanto siamo 4 di qua, 4 di là. Vabbè, bro, iniziamo sta partita, dai. Dura 14 minuti una partita, quindi mettetevi comodi. Ismael Ahab. Ahab, sì. Chi è questo? Non ha... È Wolfram, ma non esiste in realtà. Ashiguro. Quello è Ushiguro, è Samurai. Kick around. Aristotele. Ma certo, Aristotele. Billy Lingsu. Adaman Valhalla. Ma che è? Coso? Ah, perché Adama... Mamma mia, andiamo avanti che è meglio, va. Guarda, se prendono palla loro... Oh, come godo che non prendono palla loro per una volta. Loro, gli avversari in generale. Fregate, Alex, fregate. Che poi questo è Alex, non è Axel. È proprio Alex Zabel. Amaterasu, fregate. Tato, sfondamento. Dai, bello di casa, su. Ah, che bellezze. Aspetta, però non è che loro pure c'hanno il portiere invincibile, no? Perché sarebbe davvero una gran fregatura. Vritra è da parata, quindi non so cosa stanno esattamente puntando loro, ma... Amaterasu non è da tiro, però un po' di forza ce la mettiamo nel tiro. Ok. Parata volante, guarda. 200 e rotti fa, sì, certo, ti pareva. Bravissimo. Prendiamo sta palla perché... Dove arriva? Cos'era quello? Senti, senti, stammi a sentire, l'ho calciata. Te ne devi andare perché l'ho calciata. Allora, grazie che fai balzo boom. Ma miseriaccia di una miseria. L'ho calciata, deve andare su. Vai! Perché non vai? Ok, lui poteva prenderla, ok, questo ci sto. Ma perché se la palla la lancio non va? Che succede? Io voglio delle spiegazioni, gioco. Spiegazioni che tu non vuoi darmi. E mi chiedo perché. Allora, evochiamo Pedone Bianco. Però io vorrei... Allora, vorrei fare tripla minaccia. Ma quello c'ha una parata potente e portiere. Ma mi sa che se li ha finiti i punti. Mi sa che se li ha finiti i punti. Sì, no. Sì, se li ha finiti, sì. Tripla minaccia. Vediamo un po'. .208 arriva a 185 in porta. Perfetto, una parata normale. Non ce la fa. E un gol. Oh, ora Rosa può anche andare in panchina. Per quel che mi riguarda. Hanno segnato dati incompatibili e mi dispiace. Fai entrare Grandpa Danger qua. Ma quando mai rubo palla? Quando mai rubo palla io? Me la faccio solo rubare e mi faccio anche scartare. A questo punto potrei riprovare. Mamma mia. Potrei riprovare a tirare con Amaterasu, perché tanto in questo momento... No, armatura, fermati, vado in armatura perché... O forse è meglio sfondamento. Vado in sfondamento, con l'armatura. In realtà mi sono sbagliato, non volevo fare l'armatura, dico la verità, mi sono sbagliato a premere. Avevo, diciamo, pensato di levare il fatto di fare l'armatura. E usare lo spirito normale e poi usare l'armatura per riavere un po' di punti dello spirito. Ma ho fatto un po' di confusione ed eccomi qua. Allora, arriverà in porta 119 con un bel no 139, un bel novantello. E a voglia, voglia. Qua scalano meno velocemente i punti rispetto al Galaxy. Buono. Cioè, il giocatore ha quella potenza. Non è che più la palla va, più il giocatore perde potenza. Voglio dire, Roberto Carlos calciava a 130 km, la palla arrivava in porta a 130 km, non è che arrivava con meno chilometri. Mica una macchina. Ok, ci siamo. Allora, che è successo qua? Non ci sto capendo niente. Dove devo andare? Allora, fammi vedere. Ah, sto da solo, bella affare. Tu sali qua davanti, Tato. Oddio, è Wolfram trasformato, quello col Gene X? Quanto è bello lui. Pam 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 pam. Allora,
Io sono sicuramente fuori tempo con la musica perché non so per quale ragione l'emulatore. Io vado a 60 frame al secondo con la. Con tutto, registrazione, senza registrazione. Ma poi quando vado a vedere il risultato finale è un fuorigioco. E non sono a tempo. Non so per quale ragione. Nonostante io vada a tempo con la musica. È un fatto che non mi piace per niente. Guarda. Grandpa Danger è un mostro. Non posso dirlo. È un mostro. Grandpa Danger. A te chi te se magna? Nessuno. Oh. Senti, Tato. Hai un po' scassato gli Zeb Strauss. Vedi un po'. Dove sta? Chi è? Dov'è? Eccolo. Vai, Neptune. Imperatore degli oceani. Sarebbe Poseidone. Ma a noi ci fa schifo il Poseidone. Quindi lo chiamiamo Neptune. E Maximax ce l'ha solo Trapper con papà. Questa frase non finirà mai di essere sbagliata. Era sbagliata anche in Chrono Stones normale. Figuratevi in questo. Mi sto giocando praticamente tutto nel primo tempo. Ma se ottengo un vantaggio decente nel primo tempo, poi posso fare lo show nel secondo. Ok, non era in fuorigioco mentre la passavo, quindi è perfetto. Portier. Ci hai pensato che non la facessi. Arpione silurante che non serve, ma che comunque regala soddisfazioni. 461 perché ha fatto un extra. Oh, oh, oh. Vai, tutto stordito. Sì, yes. Okidoki, si va col secondo tempo. Come stai messo, Trapper? Ah, ha recuperato Trapper. Bravissimo, Trapper. Tu sì che sei il migliore. Il più forte proprio. Vai, scatta in avanti. Allora, come stiamo messi qui? Lì c'è quello con lo spirito. Quindi devo combatterlo con l'aceto, che è cantrop. Questo è Wolfram, ci volevano i proiettili d'argento, però. Allora, tu con lo spirito, corri più veloce che puoi. Che fa questo? La pioggia di carte? Oh no, è un giocatore di Yu-Gi-Oh! Lo sconfigge col fetore. Allora, cantrop, scusami, ti chiedo scusa, cantrop. Vai a destra! Te pareva? Ok, Grandpa Danger, dove va, becca sempre la palla. Tranne quando l'avversario è quello lì, certo. Questo è un dato da non sottovalutare. Sempre a destra. Non è una presa di posizione, ve lo assicuro. Guarda, io l'ho detto, facciamo un bel vantaggio, perché poi questo è capace che non si sa mai quello che può succedere. E infatti sta per succedere. Sta per succedere. Corrente nera, bella corrente nera. È forte, più o meno, però è bella. Vedi che succede? Vedi che poi succede? Gran stella. Ah, ma un tiro normalissimo. Che seghetta. Che seghetta che sei, amico mio. Akab. Prova, torna a fare portiere, va Akab, se ti conviene. Ok, tiro. Mamma mia che schifo. Proprio, oh ma in Inazuma Eleven tiravano da fuori area. Qua proprio manco dentro l'area, aumenti, può tirare. Oh, Alex bello, tira, per l'amor del cielo. Dello cielo, della terra e del mare. Oh, vai, 4 a Zieros. Oh, che seccatura. Fa il balzo. E oh, guardalo, 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 guardalo. Fa il balzo del coniglio, mannaro. Tiro fantasma. Questo ce lo godiamo, anche se non siamo più sotto spirito di Halloween. Oh, il fantasma sia con noi. Bello, mamma mia. Bello, pieno, un 5-0. Questo ci sarà in busta quando finiamo la partita. Vai, punti che prendiamo. Mi è uscito un po' il dialetto. Non è neanche il dialetto della mia terra. Lo rievoco, vai. Condivisione, punti tecnica. Soldato d'assalto. Corri però, corri Dimitr. Corri verso la porta avversaria e fammi un bel sesto gol. Oh, snappiti. Oh, che bello ragazzi, quanti punti prendiamo a fine partita. Già me li godo. Mi sento sgrudolare. Ma non voglio, eh. Eh dai, l'avevo passata. Quanto odio quando il gioco tu metti l'input ma l'input non va. L'input perché non va?
Ah, beh, pensavo che mi avesse rubato palla. No, ora sei troppo avanti, tocca a me tirare. Vai, 7-0. Mamma mia, ragazzi. Ma che gli vuoi raccontare? Che gli vuoi raccontare a questi che stiamo 7-0? È finita, stiamo a 30 minuti e passa. Oh, quanto vorrei nei commenti gente che mi dice: ma Andrelink, io l'ho battuti 18-0. Il problema è che questi video purtroppo non fanno più le visual di una volta, ma io me ne sbatto altamente e continuo a portare gli stessi giochi. In realtà è che stavo in astinenza da Inazuma Eleven e volevo rigiocare qualcosa di bello. Wow. Faccia umana, corpo da robot. Sono più terrificanti di Robocop. È anche vero che non dovrebbero avere testa umana, ma fanno comunque ribrezzo. Un'altra partita, giochiamo a calcio. Errore di sistema, va bene, basta fare la voce. Scappiamo dalla porta principale, tra l'altro. Cioè, praticamente tu entravi nel museo, la prima cosa che trovi era il campo da calcio. Sì, dai. Ed ecco qua. Tempo presente. Ora che abbiamo questo quaderno della squadra perfetta, scritto in codice. Lasciatemelo dire, codice. Ma quale codice? Quindi, allora, fammi vedere se riesco a leggere qualcosa. Il problema è che sono tutte quante sovrapposte le scritte e non ci si capisce nulla. Hanno fatto solo degli scarabocchi. Quindi Evans Senior è il maestro del calcio. È tempo di incontrare David Evans! A che punto siamo con gli insegnamenti del maestro? Sono stati trafugati. Vedi quanto è fatto male qui il viaggio nel tempo? Basterebbe che loro andassero più indietro nel tempo e li rubassero prima di noi. Eccoci qua, siamo nella Repubblica di Tonga! Tonga. In Oceania. Beh, è scappato proprio David Evans. Credo che sia la stanza di Evans. Ci parlerò io per primo. Sempre col cappello. Il drip. Ci vuole sempre. Oh, ma tu sei Jude Sharp. Sì, ne fatta di stare per venire a trovarmi in ospedale. Sì, con una macchina del tempo. Spazio-temporale, certo. Sono contento di sapere che va tutto bene. In realtà sono qui per un motivo preciso. Vorrei che desse un'occhiata a questo. Probabilmente non l'ha ancora scritto. Come fai davvero? È tutto rovinato, ma sì, lo riconosco. È uno dei miei vecchi quaderni di appunti che lasciai a Mark. Come è finito nelle tue mani? È stato Mark a dartelo? No, non è questo il punto. Il punto è che questo quaderno contiene il segreto per costruire una squadra di calcio imbattibile. Insomma, ci aiuterà a capire quello che c'è scritto su questo quaderno? Non posso rivelarvi il contenuto, quindi dobbiamo semplicemente diventare più forti fino a che non battiamo l'Eldorado. A protocollo Omega, allora che cosa volete? Volete combattere anche voi? Ah, questa volta batteremo te e la tua squadra. Lo vedremo la prossima volta, amici. Abbiamo già fatto una partita molto difficile prima. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Nel prossimo affronteremo ancora una volta la protocollo Omega 2.0, vincendo per forza, perché sennò non si va avanti. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili e ci vediamo alla prossima. Ciao!